tutti, grazie di essere venuti a questa festa. È con noi il sindaco di Milano che ci fa un brevissimo saluto prima dell'ingresso del maestro. Maestro che ricordo alla fine del concerto sarà a salutarvi al Ricordi Mediastore in Galleria. Grazie, buonasera a tutti. Mi permetta gioia, oltre che un orgoglio essere qui con tutti voi. È una piazza bellissima, è una piazza gioiosa, è la nostra piazza. Ci siamo trovati e ci troviamo in questa piazza ogni volta che facciamo qualcosa di grandioso, qualcosa di importante. E stasera siamo qui per qualcosa di meraviglioso e di grandioso. È tutto perfetto, la Madonnina ci sorride, manca forse un arcobaleno che potrebbe però arrivare. E posso dire che non è comune, e per me è la prima volta, e per questo sono emozionato, che una grande orchestra suoni all'aperto in un luogo come questo. Toscanini diceva che all'aperto si gioca a bocce, all'aperto si fanno tante belle cose, si fanno cose gioiose, ci si diverte, si prende il sole, ma è bellissimo di sera in Piazza del Duomo sentire musica, sentire grande musica, sentire bella musica, sentire splendida musica. E soprattutto è gioioso, è bello, è straordinario ascoltare il dialogo tra linguaggi diversi, tra linguaggi musicali che spesso si vedono divisi e che sono invece stasera uniti, il jazz e la musica classica. E in più abbiamo la possibilità di incontrare, di ascoltare, di sentire due straordinari e grandi musicisti italiani, Stefano Bollani e Riccardo Scelli. Due grandi musicisti del nostro paese, ma due grandi musicisti internazionali. Vorrei dire con la complicità della Filarmonica della Scala, che ringrazio perché è un bene prezioso della nostra Milano e del nostro Tempio della Lirica. Quello di stasera sarà un incontro che abbatte le barriere tra generi musicali diversi, che smentisce che siano due mondi separati. E abbattere le barriere, non solo nella musica, è quello che vogliamo fare a Milano e in tutti quelli che credono in un futuro migliore. Stefano, Riccardo, voglio ringraziarvi per il regalo che fate alla città e voglio dire alla città tutta che questo è solo un primo passo, che questa è un'anteprima. Perché questa serata chiude gli Expo Day, che sono un'anticipazione di quella che sarà Milano con l'Esposizione Universale del 2015. Un appuntamento che porterà nella nostra città decine di milioni di turisti da tutto il mondo, dai paesi poveri ai paesi ricchi, e che noi milanesi vogliamo accogliere senza barriere, ma a braccia aperte. Fedeli alla nostra vocazione di città aperta al mondo, aperta al nuovo, aperta alle nuove opportunità di crescita economica, di crescita sociale, di crescita civile, di crescita culturale. La città di oggi, tutte le città di oggi, sono sicuramente molto diverse dalle città del secolo scorso, raffigurate e vissute nella musica che stasera ascolteremo. Eppure oggi come allora le grandi città sono luoghi di incontro, di scambi,
di relazioni tra persone che provengono da luoghi, da storie anche molto differenti, e però vogliono partecipare alla stessa comunità. La musica ha sempre accolto l'invito a tessere una trama di dialogo tra tradizioni, culture e religioni diverse, a costruire e comporre un'identità molteplice che grazie all'incontro di differenti esperienze si arricchisce e diventa sempre più fertile e arricchisce tutti noi. Potremo ora ascoltare tutti insieme e poi applaudire tutti insieme questa musica così potente e coinvolgente, grande, e grazie a due musicisti eccezionali, apprezzati, festeggiati e applauditi in tutto il mondo. E saranno applaudite con la passione che hanno i milanesi e che ha il popolo italiano, ma che ha l'Europa e che ha il mondo intero, nella nostra città, nella nostra piazza della Scala, nella piazza del Duomo, che vede, guarda la Scala e il Tempio della Lirica. E oggi, e stasera, e adesso, e poi dopo, e anche domani, ringrazierò sempre Riccardo, ringrazierò sempre Stefano, e con loro anche il direttore musicale della Filarmonica, che è il primo che mi ha presentato a questa bellissima iniziativa. Un'iniziativa che, lo dico con sentimento forte, lo dico col cuore pieno di speranza per un futuro che vedo positivo, se insieme lavoriamo perché sia positivo per tutti. Questa serata, lo dico con forza, è un regalo prezioso e forte, un regalo, un dono per tutta Milano e per tutti noi, per tutti voi. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che sono qui.